Io sono venuto due volte in questo teatro, invitato a parlare delle mie esperienze come scrittore e come uomo di teatro. E mi sono sempre trovato di fronte a delle platee colme. Sono venuto anche ad assistere a uno spettacolo. E anche lì era pieno di gente quella sera. Il teatro, chissà perché si pensa e si continua a pensare che il teatro sia un luogo elitario, mentre le esperienze di teatro che si fanno in periferia dimostrano esattamente il contrario, che i teatri, come locali, sono luoghi di aggregazione e di confronto della gente con un testo teatrale, con uno scrittore, con un ballerino, con l'arte. Allora, nel momento in cui si parla di desertificazione di tante cose, in Italia c'è un fenomeno di desertificazione della cultura, cioè a dire, con la storia dei tagli al teatro di prosa, alle manifestazioni artistiche, in realtà, siccome l'arte è comunque crescita, è crescita individuale e collettiva, evidentemente non si vuole che gli italiani crescono, e gli effetti si vedono dalla riduzione del numero di lettori, dalla riduzione della gente che va a teatro. Imperante solo e dominante è la televisione. Il teatro è, come diceva Paolo Grassi, un servizio pubblico. È esattamente come il tram o una qualsiasi o il pronto soccorso, è la stessa cosa, è il pronto soccorso della nostra coscienza, della nostra anima, della nostra voglia di sapere. Allora, se è un servizio pubblico, l'interruzione di servizio pubblico va perseguita, non può essere accettata supinamente dai cittadini, e se i cittadini rimettono in azione un servizio pubblico, fanno solo quello che tocca loro fare, cioè a dire, fanno un atto, secondo me, assolutamente legale, al di fuori di qualsiasi pretesto burocratico, politico e via di questo passo. Quindi io vorrei veramente essere tra questi che stanno lì nel teatro. Vorrei esserci, sono troppo anziano e troppo vecchio per farlo, ma con questo voglio dirvi della mia vera, totale solidarietà. Penso che, stando in quel teatro, aiutate direttamente la cultura italiana, perché la cultura italiana è fatta di tanti tasselli che a uno si vogliono staccare e interrompere la comunicazione per lasciare tutti a un livello di cultura estremamente basso, dove finalmente possono trionfare senza la minima resistenza il Grande Fratello o trasmissioni uguali a quelle. E badate che è un'imposizione, perché non è vero. Perché appena agli italiani si dà un po' di cultura, gli italiani corrono. Io mi ricordo, per esempio, la fila interminabile che durò per giorni e giorni per i bronzi di Riace, per esempio. Che cos'era quella? Era una voglia di conoscenza. Quindi si vuole costringere alla non cultura, e a questo bisogna ribellarsi con tutte le forze.